Sindaco Leonardo Latini è apparsa nelle ultime ore una scritta che la riguarda sul muro della biblioteca comunale. Cosa ne pensa e qual è la sua riflessione? Ma la riflessione è un po' di carattere generale. Io l'ho sempre detto che è una città che deve in qualche modo perdere quei veleni che per tanti anni l'hanno caratterizzata e credo questo sia un'occasione per riflettere ancora che c'è necessità di una pacificazione politica ideale e soprattutto una pacificazione tra tutti quanti i cittadini. C'entra nulla a giudizio suo il fatto che proprio ieri vi fosse Casa Pound in un'iniziativa in consiglio comunale nella sala di Palazzo Spada e Ampi a pochi metri di distanza in piazza a contestare questa presenza? Ma io credo che le contrapposizioni, così mi rifaccio proprio a quello che ho detto poc'anzi, servono molto a poco. Sono in qualche modo riflessioni che guardano troppo indietro. A me piace guardare avanti, quindi magari potrebbe essere frutto di un clima che si è avvelenato negli ultimi giorni, a cui l'amministrazione è completamente estranea, e quindi credo che delle riflessioni però debbano essere fatte. C'è necessità proprio di ricreare un senso di comunità, e se continuiamo con le divisioni, il senso di comunità non lo ricreeremo mai. In questo senso è un po' preoccupato? No, assolutamente no. Non sono preoccupato, devo dire, non sono tipo da farmi intimorire, però mi sembra che comunque sia non, la maggior parte della città abbia reagito a questa cosa in maniera corretta. Ho veramente centinaia, se non addirittura migliaia di messaggi di solidarietà e questo è quello che fa più piacere ed è questo che a me rende poi particolarmente sicuro. La città è con noi, l'ha dimostrato in occasione delle elezioni e lo sta dimostrando in questi giorni.